Questa mattina c'è questa protesta dei lavoratori di una società marchigiana che ha l'appalto delle pulizie presso la regione Abruzzo. I motivi della protesta quali sono? I motivi della protesta sono riconducibili al fatto che il 1° di ottobre c'è stato un cambio appalto di questo servizio di pulizia, sia dei locali della regione sia di quelli connessi e collegati alla regione, circa 60-70 edifici, e dal 1° di ottobre circa 65-70 lavoratori, seppur la gran parte è stata confermata, hanno subito una riduzione dei contratti di lavoro e quindi del salario anche del 50%. Nonostante la Regione Abruzzo, invitata ai tavoli che abbiamo avuto finora sul livello regionale, anche in prefettura, così come anche la Direzione Regionale del Lavoro, abbia sempre confermato che le condizioni dell'appalto siano le stesse rispetto all'appalto precedente, sia in termini di superfici, sia in termini di frequenze e di servizi. Ciò nonostante, la società continua a sostenere, la CSG continua a sostenere, che è necessario un taglio del 30-40%, seppure poi di fatto è arrivato al 50% e anche in alcuni casi di più, per poter continuare a garantire e a gestire l'appalto. Quindi voi cosa chiedete alla CSG Facility? Noi alla CSG Facility chiediamo che questi lavoratori siano tutti confermati con le stesse condizioni contrattuali precedenti. Vorrei solo ricordare che quando si parla di condizioni contrattuali precedenti si intende dire orari di lavoro di 20 ore settimanali, 25 ore settimanali al massimo, stipendi di 500 euro, 600 euro, che adesso per effetto di questo taglio forte arriveranno stipendi dimezzati rispetto a quella situazione precedente.